Emanuele Birarelli, meno 72 ore e poi ci sarà questo esordio. Penso che siano i giorni più lunghi. Sì, è vero, sicuramente abbiamo tanta voglia di cominciare, anche perché siamo qua da un po', ormai una settimana, quindi ci siamo ambientati. Adesso, vabbè, domani c'è una bella giornata con la cerimonia d'apertura e non ci alleneremo, quindi è un attimo un'occasione per staccare e viverci davvero lo spirito olimpico. E poi, finita quella serata, si pensa solamente a giocare. Senti, tu sei il capitano, sei alla terza Olimpiade. Che gli hai raccontato a sti ragazzi? Ma no, niente di particolare, anche perché immagino che loro vogliano vivere tutto come una prima volta. Insomma, per certe volte, certe cose, secondo me è meglio scoprirle da sole piuttosto che farsi preparare da qualche compagno che l'ha già vissuta. Quindi mi limito alle cose di base. E per quello che riguarda il torneo proprio, l'unica cosa che ho ripetuto è che il torneo olimpico è molto particolare, questo girone è molto lungo e poi un quarto di finale è un po' il crocevia, quindi bisogna essere bravi a passare sopra una partita sia buona che, no, che meno buona, perché con una partita vinta anche difficile, insomma, non hai fatto niente nel girone, e con una sconfitta idem, la vita non è detto che ti si complichi così tanto, quindi guardare sempre avanti, una partita alla volta, sicuramente provare a vincere il più possibile nel girone, però è un torneo che dà sempre una seconda chance.